Ciao, facciamo insieme queste pappardelle che poi faremo però con il ragù di cinghiale. Bene, ho preparato gli ingredienti, come vedete ho usato metà rimacinata e metà zero. Ora faccio la fontana con il buco al centro e ci metto 5 uova. Allora, la dose standard di solito è un etto di farina per uovo. Però naturalmente le uova non sono tutte uguali, più grandi, più piccole, quindi se serve aggiungete un po' di farina. Lavoro prima con una forchetta per rompere le uova, le sbatto e mano a mano avvicino la farina, vedete? Poi continuo con le mani. Ecco qua, avvicino la farina, altrimenti mi scappano le uova. Ok, piano piano. Mi hanno regalato delle parti di cinghiale, polpa e pezzi di cinghiale, quindi voglio comunque poi fare le pappardelle al sugo di cinghiale, ma le farò in un secondo tempo. Ora mi preparo la pasta, me la metto anche al congelatore, così ce l'ho pronta al momento. Bene, continuo ad impastare, avvicino bene la farina, ecco qua, e impasto fino a che non mi diventa omogeneo l'impasto. Ci siamo quasi. Io qui ho tagliato qualche pezzettino naturalmente, però non ci vuole molto per impastare. Sì, lo so che avete tutti l'impastatrice. Però la pasta a mano è tutta un'altra cosa, rimane più ruvida e poi c'è più gusto a mangiarla, non c'è che dire. Ecco qua. Sposto, pulisco un po' il tavolo da lavoro. Fino a che il mio impasto non ha assorbito bene tutta la farina, eccolo qua, è pronto, vedete? Ecco qua. Ora lo lascio riposare un pochino, ma proprio 10 minuti, eh. Lo copro con un telo e lo faccio riposare. Ora io lo divido perché 5 uova, altrimenti mi verrebbe una sfoglia grandissima, quindi lo faccio in due volte. Faccio prima una sfoglia. Quindi l'arrotondo ancora, sempre, mi aiuto sempre con la semola e poi l'allargo piano piano con il mattarello. Naturalmente io ho usato uova freschissime di campagna, le prendiamo da amici in campagna. Poi ho usato la rimacinata di Altamura e la zero del molino Fratelli d'Emilia. Però se volete potete anche cambiare le farine. Con la rimacinata comunque vengono buonissime, ma anche volendo anche con la tipo 1. Questo va a gusti, insomma, un gusto vostro. Ok, sto allargando come vedete piano piano. Metto sempre la semola e continuo. Qui ho accelerato un pochino i tempi, altrimenti mi veniva troppo lungo il video. Superman. Allargo come vedete piano piano fino a che la sfoglia non diventa sottile, ma non troppo, perché la pasta poi casareccia non è che deve essere finissima, ma anche quello va a gusto personale. Scusatemi, oggi ho la voce un pochino bassa. Ok, allargo ancora. E ci siamo. Bene. Ora questa sfoglia va messa ad asciugare. Vedete lo spessore com'è? Diciamo che la mano si deve vedere sotto, quasi trasparente. Ora l'adagio, eccola qua, vedete? Qui si vede meglio.
Va bene così, direi che è pronta. L'adagio su una tovaglia e la lascio ad asciugare per qualche ora, non è che deve seccare molto, eh. Comunque, un'oretta almeno fatela asciugare. Bene, la nostra pasta è pronta. Io nel frattempo ho fatto anche due tagliolini, fettuccine strette, perché ho allargato anche l'altro pezzo di pasta. E adesso vi faccio vedere come tagliare le pappardelle. Ho messo ancora un po' di semola. Vedete, piego a fisarmonica, non arrotolato. Se volete, potete anche arrotolare. Io però faccio così perché poi quando le allungo si aprono meglio. Quindi piego proprio come una fisarmonica. Ecco qua, così, vedete? Ecco. Ok. E adesso tagliamo le pappardelle. Oh, le pappardelle devono essere larghe, diciamo un dito e mezzo. Anche questo va a gusto vostro, eh? Io diciamo che è poco più di un dito, così. Eccole qua. Adesso vi faccio vedere come le apro, come si aprono bene. E voilà. Ed ecco le nostre pappardelle. Ok? Continuo. Ora, dopo questo video, quando farò le pappardelle al cinghiale, al ragù di cinghiale, vi rimetterò questo video nel link e nel frattempo poi farò il video per fare le pappardelle al cinghiale. Bene, amici, vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!